Dico subito, per esempio, l'allenatore del pallone, il film, nasce così. Voi non so se sapete che è esistito un grande allenatore pugliese, era di Turi, che era Oronzo Pugliese, si chiamava. Io non l'avevo mai conosciuto, ma avevo letto delle cose sue, che era simpaticissimo con i giocatori. Io facevo nell'82 un viaggio di domenica sera in aereo da Roma a Milano, perché lunedì mattina registravo una fascia televisiva scritta da Maurizio Costanzo, mi ricordo, io e Anna Mazzamauro. E in questi viaggi che facevo la domenica sera viaggiava pure Lido, che allora allenava la Roma. Lui sapeva che ero romanista, aveva visto qualche film fatto da me, queste spaghetti a mezzanotte, mi disse, altri, e mi fa: oh Lino, tu hai mai girato film sul calcio? No. Perché non fai vita di Oronzo Pugliese? Ah sì, dico, me ne hanno parlato, mo. Vieni, sediti qua. Allora ho chiesto a quel signore che era seduto vicino a lui in aereo: scusi, le dispiace cambiare posto? Prego, prego. E mi sono messo lì. Dice, quello era uno che faceva così, così, andava nello stadio con la gallina nascosta sotto l'impermeabile a Bari, quando allenava la Bari, e faceva delle cose, poi lo cacciavano via, era sanguigno, insomma. Dico, vabbè, bello, possiamo chiamare l'allenatore nel pallone. Ah, bello il titolo. Beh, dimmelo se vuoi fare film, che io ti faccio una particina, che poi la fece nel film. Allora io tornai a Roma, chiamai Sergio Martino, con il quale ho fatto tanti film da regista, ed era anche produttore della Dania Film, col fratello Luciano Martino, e allora dissi, senti, vogliamo fare un film sul calcio, così così, ah, beh, bella l'idea. L'allenatore nel pallone, uno che sbaglia gli allenamenti, la squadra, con la porta in Serie A, il resto lo fa scrivere dagli sceneggiatori bravi. L'unica condizione sine qua non, dico che, questo non potendolo chiamare Oronzo Pugliese, lo dobbiamo chiamare Oronzo, un altro cognome. Allora il cognome che mi piace è Canà. Questo fa, perché Canà? Dico, pensate, perché devo avere mia moglie che si chiama Mara, quindi diventa Mara Canà, e andiamo a girare in Brasile a Maracanã. Ah, disgraziato, ha detto questo. Questo era, volevi andare in Brasile, infatti siamo andati a Rio per una settimana solamente. Per dire, così nascono i personaggi, e così sono nati altri parlando di questo, di quello, lo vogliamo far diventare così. Poi riescono o non riescono, non te lo so dire, i risultati sono stati buoni, ecco. Beh, la domanda complessa che comprenderebbe tante risposte, però la verità è, a parte il fatto che oggi rifarei tutto quello che ho fatto, forse per una mentalità leggermente cambiata, più matura, di uomo più esperto, che ha saputo più cose, ha capito più cose. Intanto, per come sono andate le cose, se mi avessero dato anche mezzo euro, ogni cassetta o ogni DVD dell'allenatore del pallone ti viene avanti cretino, che pare abbiano superato i 4 milioni di copie, 2 milioni di quelli, 1,5 milioni di quelli. Pensa quanti soldi avrei guadagnato. Noi non avremmo guadagnato nulla, mai preso una lira, neanche dei diritti di quante volte vanno in onda i film. La gente pensa, chissà quanto guadagnano questi, niente. Tutti mi dicono, se per esempio io, dopo che non faccio il medico in famiglia, sono stato un anno e mezzo fermo da un punto di vista cinematografico e di fiction, e mi sentivo dire, ti ho visto ieri sera, ti ho visto l'altro giorno, ma io stavo a casa. Hai visto film di 30 anni fa, i diritti non se ne parla, però devo dire, la gioia mia è stata ritrovare qualche giornalista come loro, importante, lo dico perché lui è uno di quelli che scrive bene, e che mi dicono come i pentiti della mafia, Lino, io mi sono pentito di che, io come un prete, vieni, raccontami. Io andavo a vedere i tuoi film di nascosto negli anni 70. E perché? E perché io facevo il critico per Repubblica, porca puttana, a caso di dire. Potevo scrivere che ho visto due film di Banfi uno dietro l'altro e me li rivedere un'altra volta. E io dico, ti capisco, anch'io forse al posto tuo avrei fatto la stessa cosa. Però oggi sono tutti d'accordo a dire, Banfi rappresenta una fetta di cinema nostro, un certo tipo di cinema, che se vogliamo considerarlo da un punto di vista
didattico, per esempio. Guarda che io ho cominciato facendo il bidello, poi ho fatto il professore, ho fatto il preside. Se avessi fatto il provveditore agli studi, avrei completato. Poi li chiamavano film sporcarelli, poi come quelli si facevano quattro volte la doccia, gloria guida, dice, pulita di questa da una troia. Momenti indimenticabili. Aveva senso per esempio il sequel dell'allenatore del pallone? Ah no, non mi è piaciuto. Questo è un altro di quelli che c'ho un po' qua. Anche quello è stato girato troppo di corsa, addirittura hanno approfittato di me in un momento di distrazione, mi hanno fatto fare la pubblicità del caffè Borghetti, che non era il caso di fare come allenatore. E quindi non l'ho fatto volentieri, non ho avuto la possibilità di avere, perché i produttori erano altri, non erano gli stessi produttori del primo, quindi vanno visto con la mentalità di quello che dice, tanto questo fa soldi, facciamo, è durato una o due settimane meno. Quindi io dico mai più fare il sequel. Infatti, se voi vi ricordate bene, quando io feci Scuola di Ladri con la regia di Neri Parenti, il primo con Enrico Maria Salerno, io, Villaggio e Conti, riuscì benissimo ed era benissimo. Il secondo ebbi paura a farlo e mi presi un po' l'antipatia degli altri perché non ha voluto fare il seguito. Quindi io non ho mai voluto fare i seguiti, né li farò mai se mi rimangono da fare delle cose. Non mi è piaciuto.